Benvenuti nel podcast di Maria Giovanna Luini, uno spazio di luce, amore, equilibrio, vitalità per il nostro benessere. Non permettete a nessuno di dirvi cosa la vostra mente sappia fare e cosa no. Definire qualcuno e definire se stessi in grado di affrontare, per esempio, un teorema di geometria, di matematica, e non una poesia o viceversa, significa inscatolare quella mente in limiti non suoi. La mente umana è capace di tantissimo. Ogni giorno, anche nella migliore delle ipotesi, noi usiamo una parte infinitesimale delle sue potenzialità. E anche la cosiddetta personalità, che Jung definiva persona, non è altro che una raffigurazione oggi di qualcosa che abbiamo costruito perché convinti di essere in un certo modo e perché il mondo ci vuole in quel modo lì. Ma siamo tanto di più. Lo siamo perché ne abbiamo le risorse, le capacità, la fisiologia, l'anatomia e la biologia. Saremmo programmati per realizzare tantissimo. Perché vi sto dicendo questo? Perché non si rende giustizia a qualcuno quando si ritiene che possa esprimersi solo in un campo, in un settore. Supponiamo un medico che si dedichi alla musica, al canto, al teatro, oppure, e qui permettetemi la tiratina, la lettura dei tarocchi o la psicoterapia. Ecco, questo è un errore concettuale perché sinceramente mi fido molto di più dei professionisti che spaziano, per esempio un amministratore delegato che suona la batteria a casa sua o suona la chitarra o suona quel che gli pare, rispetto a qualcuno che è ingessato in un ruolo e non va oltre. Vedete, vedere oltre, cambiare i punti di vista, significa attivare connessioni neuronali diverse rispetto a quelle usuali. Pensiamo a quelle persone che purtroppo hanno avuto un ictus o un'emorragia cerebrale o un danno al cervello. La riabilitazione per loro consiste fondamentalmente nel costituire vie di connessione tra i neuroni diverse che bypassano le vie danneggiate. E ci si riesce. E il fatto che ci si riesca indica che abbiamo tantissime possibilità. E allora diventa sempre più realizzata o realizzato chi amplia, chi va oltre, chi non studia solo una cosa fino all'eccellenza, chi applica più regole, più punti di vista e anche più soluzioni artistiche. Di fondo la creatività è questo. Nessuno di noi è solo una cosa, non dovremmo mai definirci in modo rigido. Diventiamo davvero bravi nella nostra professione se siamo capaci di accogliere l'ignoto, accogliere ciò che all'inizio non comprendiamo, accogliere ciò che non sappiamo, perché sono porte che possiamo aprire su ulteriori meravigliose evoluzioni. Avete seguito un podcast di Maria Giovanna Luini. Per una nuova dose di benessere ci trovate qui con nuovi appuntamenti.